Ciao ragazzi, nello scorso video abbiamo visto come creare un circuito stampato per il mio braccio robotico e adesso invece vediamo come creare una shield di Arduino per il braccio robotico e poi ve la manderò ai primi 5 che me lo chiederanno. Questo video sarà diviso in due parti e iniziamo subito a creare il file per il braccio robotico. Come sempre ragazzi dovete andare su EasyEDA e questa fantastica piattaforma che vi permette insomma di creare i vostri design. Quindi eccoci qua, una volta su EasyEDA andiamo qua sopra, facciamo l'accesso. Potete anche fare l'accesso con Google, infatti io lo faccio con il mio account e poi vado subito sul nuovo progetto. Il nuovo progetto lo chiamiamo PCB braccio robotico. Faccio salva, vado su Google e cerco braccio robotico interfaccia touch instructables. Ecco qua, mi trova il circuito qua del mio braccio, eccolo qua. Le shield sarebbe la seconda fetta del panino che si forma con un Arduino, quindi sarebbero delle schede che si vanno ad incastrare dentro l'Arduino e oggi andiamo a vedere se è possibile questa cosa. Quindi andiamo su libreria e cerchiamo prima di tutto Arduino 1. Faccio invio e vediamoci, dà solo due risultati, che mi fa un po' spaventare, ecco, perché qua siamo nell'LCSC, che sarebbe tipo la libreria ufficiale, ma noi possiamo andare anche qua, un contributo dell'utente, e troveremo un sacco di Arduino 1. Io prendo il primo perché tanto mi sembrano comunque tutti uguali ed è perfetto. Va bene, successivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci servono 6 servomotori. Ora io provo a scrivere qua tipo servo motor e guardate che bello, ci sono già per esempio delle cose, delle uscite già fatte per i servomotori. È molto interessante perché tra l'altro ci dà anche un po' l'estetica. Io infatti sceglierò proprio questi qua. 1, 2, 3, 4, 5. No, ah no, non posso fare il controllo così. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto, poi questi li prendo, questo qua lo posiziono tipo qua, poi prendo tutti e gli dico, con i pulsanti che sono qui sopra, gli dico allinea, li ha allineati, poi vado per qua e gli dico distribuisci in modo tale che si mettono alla pari. Perfetto, zoomo con la rotellina del mouse e inizio a collegare i servo. Prima di tutto io so che tutti i positivi e negativi vanno al pin Vin e al negativo. Solo per fare questo, prenderò questo e lo sposterò di 1. Prenderò questo, lo sposterò di 2, prenderò questo, lo sposterò di 3, di 4, prenderò questo, lo sposterò di 5, 1, 2, 3, 4, 5 e tutto questo l'ho fatto con la rotellina del mouse. Questo serve, diciamo, per attaccarli alla griglia, non è fondamentale, però può essere utile perché io vado qua, positivo, premo, tengo premuto e lo vado a collegare così. Poi prendo di nuovo questo positivo qua sotto, lo vado a collegare di così, prendo questo positivo qua sotto e lo vado a collegare di così, prendo questo positivo qua sotto e di nuovo lo vado a collegare a questo, prendo questo e lo vado a collegare a questo. Questi sono tutti positivi, quindi io li prendo con questa selezione, cioè volevo dire cliccandoci sopra, poi vado a dire rosso, anche qui rosso, rosso, rosso e di nuovo ragazzi rosso. Perfetto, poi vado a prendere tutti in negativo e faccio la stessa cosa, prendo lo strumento, vado e mi attacco, poi mi attacco. Vado qua e mi attacco, vado qua e vado qua. Tutti questi invece li facciamo neri, ovviamente. E poi non ci resta nient'altro da fare se non prendere l'Arduino e premere R per girarlo e collegare il negativo, quindi GND1, GND2 è indifferente, qua al negativo. Di nuovo seleziono e lo faccio nero. E poi il Vin al rosso. Il Vin sarebbe la tensione di entrata all'interno dell'Arduino, quindi di fatto la tensione di alimentazione dell'Arduino, che è leggermente maggiore nel mio progetto, è 7,2 volt, che sarebbe la tensione massima al quale, con il quale si possono alimentare questi servomotori. Ma voi mi vedete dritti? Ok, forse così è un po' meglio. Perfetto, andiamo a collegare subito i motori, che vanno collegati dal 5 al 10. Quindi vado qua, prendo questo strumento e inizio col quinto. Vedo che fa un giro strano, quindi mi allargo. Di qua, 1, cerco di renderlo quanto più carino possibile. 2, 3, 4, 5 e 6. Ecco, non è la cosa più ordinata del mondo, devo essere sincero, però l'importante è ora che ci capiamo. Poi, che cosa ho collegato più ad Arduino? Un pulsante di reset. Quindi in realtà io vado qua e scrivo push button, che tanto voglio usare quei pulsantini di Arduino, quelli tipici. Vado nella libreria LCSC, che forse è già pronta per questo tipo di cose, e in realtà sì, perché questo è il push button che mi serve a me, però
Questo c'ha non la tecnologia THT, cioè col buco, ma con le piastre per saldare. Invece a me no, non piace. Anche se in realtà stavo pensando che non fa molta differenza. Quindi sì, userò questo. Lo metto qua e semplicemente lo collego così. Quindi negativo al negativo e poi l'altra parte al pin di reset che sta qua dietro. Ok. Lo faccio giusto di un altro colore per capirci, lo faccio blu. E poi serve il modulo HC05. Quindi cerco HC05 e qua mi dà l'integrato dell'HC05, molto furbo. Ma provo a scrivere modulo, quindi module in inglese. E c'è, non credo che ci sia in questa parte, quindi vado sempre in contributo dell'utente, ovvero i componenti che hanno disegnato i ragazzi, insomma, che usano. E infatti, vedete, già c'è, è fantastico perché già c'è. Allora, posiziona, se ne trovo qualcuno un po' meglio, no, mi sembra questo, mi sembra ottimo. Faccio posiziona e lo posiziono qua, da qualche parte comoda. E considerando che si deve attaccare qua dietro, lo ruoto pure, ecco qua. E inizio a capire un po' i collegamenti. Allora, prima di tutto, sicuramente VCC e GND vanno al negativo. Quindi VCC va al negativo, che lo posso trovare qua. Tanti negativi sono tutti qua. E GND invece... No, che cosa ho fatto? No, aspettate, no, sto scherzando. VCC va alla 5 volt. Sì, VCC va alla 5 volt, quindi dov'è VCC? Ma dove sta scritto 5 volt? Ovvero qua dietro. Ok, spero si capisca qualcosa. Poi, negativo va al negativo, che a questo punto io mi sento di prendere direttamente da qua, così usiamo un solo negativo. E poi ci sono diverse cose. Prima di tutto, RXD fa... una cosa particolare, ovvero si collega a due resistori. Perfetto. Quindi vado su librerie e scrivo resistor. Ma anche THT per dirgli che voglio quella che passano nel buco. Questa mi sembra un po' troppo piccola, perché vedete, questa è la dimensione di un foro normale, mi pare sia 2,45 cm. Ecco, questa già è un po' più per me, anche perché io le cose piccole mi snervo a saldarle. Ne posiziono una qua e poi una qua e gli dico che devono essere collegate insieme, tra l'altro le scritte le sposto, devono essere collegate insieme queste due, così. E questa va collegata a RXD, ok. Poi una va sul pin 4, quindi lo vado a prendere qua dietro, e l'altra va al negativo. Probabilmente questo non è altro che un partitore di tensione, ragazzi. Ma non mi ricordo che cosa serviva a fare questa cosa, però adesso è un partitore, credo. E poi c'è il TXD che va al 3. TXD che va al 3, dov'è? TXD che va sul numero 3, qua dietro. Ho collegato qualcosa? Qua? Sì, ragazzi, ho fatto un ciambotto incredibile. Allora, aspettate, faccio una piccola scorciatoia. Vado di qua, cerco di entrare di qua. Ok, tra l'altro gli cambio colore. Cioè il 3 rimane... Vabbè, diciamo che questo è celestino e questo è... viola. Ok, ragazzi, in teoria è fatto, l'unica cosa che rimane è il condensatore. Quindi io scrivo capacitor 2200 farad, scrivo il numero solo perché più o meno così mi può dare, esatto, 25 volt, quello che ho usato io, una dimensione più o meno uguale a quella che mi serviva a me. Quindi posiziono il condensatore, lo posiziono in un posto strategico, ovvero qua, lo ruoto con R, e il condensatore va tra il 5 volt e il GND. Quindi il 5 volt sta qua, il GND sta qua, quindi è perfetto. Qua lo faccio rosso e qua lo faccio nero. Perfetto, ragazzi, come vedete siamo pronti. Questo è lo schema che ci serve a noi, è molto bello tra l'altro, se posso dire, molto ordinato. E facciamo salva con CTRL S, vedete? Se premete CTRL S, qua vi esce connessione al server e poi salvato con successo. Ora dovete andare su Design, converti diagrammi in PCB. Ci sono delle net incomplete, vuoi controllarle? No, non ci interessa controllarle perché è logico che su Arduino alcuni pin rimarranno vuoti. Qua poi ci dice, il numero dei pin del simbolo del componente non corrisponde al numero del pad del footprint associato, modifica il numero del pin del simbolo oppure rilascia il footprint. Non ho idea di cosa vuol dire, però andiamo a controlla. Ecco, praticamente ci sta dicendo che ci sono alcune cose che non sono collegate tra i pad e i veri e propri collegamenti. Questo è un problema molto ricorrente, purtroppo. Faccio tasto destro, poi
Modifica simbolo, nome PIN, numero PIN. Ecco, numero PIN deve corrispondere al numero PIN SPICE. Quindi qua deve essere 1, 2, qua non ha importanza, 15. Ok, mo tutti questi due corrispondono, se non sbaglio, quindi faccio ok. Dovrebbe andare. Converti di gramma, no. Salvare prima, mannaggia loro, converti di gramma, no. Ah, l'ha fatto, sì. Mannaggia, si era pure scaricata la videocamera. Allora, l'ha fatto, quindi ho fatto converti di gramma in PCB. Poi gli dico praticamente quanto deve essere grande la cornice. Faccio applica. E ragazzi, wow! Allora, questo è il nostro Arduino. Questi sono i nostri 1, 2, 3, 4, 5, 6 servomotori. Qua c'è il modulo H05. Poi c'è il condensatore pulsante. Perfetto. Allora, incominciamo col mettere i servomotori tutti insieme. Quindi li seleziono questi due, che sono qua. Seleziono poi questi altri, li porto di qua. Questi li porto di qua e poi gli dico, insomma, di fare una cosa interessante, ovvero di prendere questi e di praticamente metterli allineati. Quindi qua sopra premo questo e si allineano. Poi premo questo e si mettono distanziati alla stessa distanza. Solo che questa distanza è un po' troppa e direi di fare tipo così. Ognuno si prende il suo quadratino, per esempio. Prendo questo. Questo, per ora non ha importanza come li metto, perché sempre qua li devo andare prima a mettere insieme sulla stessa riga e poi a distribuire. Perfetto, a questo punto lo posso pigliare e li posso mettere, per dire, qua anche Arduino c'ha i suoi quadratini, li metto, che ne so, a due quadratini da qua. Quindi li prendo e li vado a spostare, 1, 2, 3, tipo di così, vanno bene, dai. Poi prendo il modulo HC05 e lo metto sempre a due piedini di distanza, però questo ha bisogno di un po' di spazio, ma non so di quanto spazio ha bisogno effettivamente. Fatemi cercare HC05 Arduino, fatemi cercare le dimensioni più che altro, che è un buon 75% di tutta la lunghezza di Arduino, quindi io direi anche che può andare tranquillamente di qua. Meglio tenerlo un po' più distante. Quindi lo prendo, poi lo sposto con la freccetta. Poi dovrò mettere da qualche parte il condensatore, che a questo punto penso di poter mettere tranquillamente qua. Se non è un problema per le USB eccetera, ma non credo. Poi qua ci sono le due resistenze del modulo HC05, che metterei una di sopra all'altra, così, tipo che le seleziono tutte e due. Gli dico, no, tutte e due, no, non me le fa selezionare tutte e due, ottimo, invece deve. E poi gli dico, per dire, aspettate, le ruoto e poi le allineo di così, le distanzio tipo così, le riallineo, poi le sposto di qua. Sapete che c'è, prendo anche il modulo qua, prendo tutte e tre le cose e li allineo, ecco qua. Poi prendo il pulsante di reset e lo scaffo qua. Mi sembra perfetto. Mi sembra davvero perfetto. Ricontrollo un attimo quanto è lungo il modulo HC05, giusto per capire. Non dovrebbe essere troppo lungo, cioè comunque è un modulo, cioè, abbastanza piccolo. Tra l'altro, per quello che offre è davvero bellissimo. Project, vediamo se riesco, scrivendo project, a trovare un'immagine un po' più reale. Ecco, questa è quella di prima. Questa è più o meno, sì, va dal pin 1 al GND, che ne so. C'è spazio in questo modo, 1, 2, 3, 4, 5. Mi sposto, mi metto un po' più al centro. Vabbè ragazzi, dovrebbe andare bene. Sì, perfetto. Allora, levo sta cornice, non mi serve. Provo a fare quella cosa che l'altra volta non ha funzionato, ovvero la cornice automatica, ovvero imposta contorno della scheda. Faccio applica, rispondo dopo. Esatto, mi ha impostato già questo contorno. Perfetto, a questo punto vado su sbroglio automatico, che praticamente mi collega i fili. Gli dico che lo deve fare sul cloud, ci sono due strati, non c'è problema, faccio avvia, glielo faccio fare. Ne ha fatti 63 su 63, perfetto. E ragazzi, questa è la nostra schedina per controllare il braccio robotico. Ragazzi, sembra incredibile, però è bello quando le cose funzionano. Ok, allora faccio salva e provo a vedere in 3D. Quindi vado qua sopra, vedete, c'è la scritta 3D, premo ed ecco qua ragazzi. È una cosa bellissima, perché questa poi sarà la nostra shield
per Arduino. Vedete, qua ci sono tutti i servomotori, qua poi ci sono le resistenze, qua c'è il modulo, il pulsante, e questa va a mettersi proprio sopra ad Arduino. E ragazzi, ci vediamo nella seconda parte, in cui me la faccio arrivare da uno sponsor, la montiamo e poi ve la regalo, cioè la vediamo insieme e poi ve la regalo, va bene? Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!